prima cosa che da sottolineare è la storia di questo punto, che sta per essere una storia molto bella. Il sacerdote che se ne occupava, l'anziano viceparroco, se ne occupava con passione e c'erano tanti abbonati, sia alla famiglia cristiana che al giornalino. Successivamente, quando lui non ha potuto continuare, allora se ne sono occupati insieme a me anche dei laici, giovani che mi aiutano, che curano la distribuzione della famiglia cristiana. Chiaramente questi giovani hanno raggiunto anche altre famiglie giovani. Tra l'altro, quanto è tempo di abbonamento? Noi lo diciamo, io lo dico dall'altare, guardate che tempo di rinnovare l'abbonamento a famiglia cristiana. Qualcuno passa la voce ad altre famiglie e non è raro il caso che appunto questo contagio molto bello per cui la rivista viene cercata. Le posso chiedere se lei fa utilizzare Famiglia Cristiana anche a livello di pastoralità sua personale, nel senso che magari utilizza qualche argomentazione portata su Sì, Famiglia chiaramente ogni Cristiana? tanto capita che io cito Famiglia Cristiana nelle nostre riunioni, anche perché per come si presenta oggi Famiglia Cristiana è una rivista che ha uno sguardo molto attento e obiettivo soprattutto sulla realtà in cui viviamo, nella politica, nella società in genere, soprattutto tutti i problemi della famiglia. Queste cose vengono percepite. A me capita di sentire consensi, e capita frequentemente, di sentire consensi sui servizi di Famiglia Cristiana e sulla valutazione che Famiglia Cristiana dà di certe situazioni che in cui noi viviamo a livello nazionale e anche a livello ecclesiale. Può succedere pure che ho avuto qualche critica, magari anche sulla rivista. Alcune volte per la propaganda. La pubblicità che c'è, questo La giovane eccessiva ne è un forse. po' eccessiva e alcune volte c'è qualche cosina che ad alcuni sembra un tantino Un po' troppo, un po' diciamo. troppo, vabbè. Però non è, come dire, non è frequente questo. Devo dire che in passato abbiamo avuto un'ottima collaborazione con la Famiglia Cristiana. Anche per esempio perché abbiamo usufruito, questo non possiamo negarlo, una volta in un momento di bisogno di una famiglia che aveva anni fa, 13-14 anni fa, perché questi ragazzini faranno la cresima quest'anno, ho avuto quattro gemelli, quindi ci fu un momento, abbiamo scritto a Famiglia Cristiana e Famiglia Cristiana ha sponsorizzato la cosa e abbiamo ricevuto, l'ho mandato al parroco perché si è fidato, no, della documentazione, della presentazione che ho fatto, ha mandato qualcosa allora come 22-24 milioni. E poi io ho passato alla famiglia, ha fatto l'assegno alla parrocchia e io ho passato alla famiglia. Così abbiamo avuto noi questa collaborazione. Va bene, no, stiamo parlando con Padre Sangue Dolce, il parroco di Parrocchia Maria Santissima del Rosario Voce Carmelo. di San San Cataldo, Cataldo. La sì. ringraziamo perché comunque, in ogni caso, lei ci sta dando un grosso sostegno e una grossa mano. Grazie, Padre.